Una partita che nel primo tempo non ha assolutamente avuto storia. Sarà sicuramente complesso giocare in questa condizione di inferiorità da parte del Buonpastore. Secondo tempo che comunque si deve disputare, vediamo quello che accadrà. Riparte anche il nostro cronometro per questa ripresa, una ripresa che vedrà i padroni di casa in maglia bianca attaccare dalla sinistra alla destra rispetto al vostro e nostro punto di osservazione. Invece il Palermo dalla destra alla sinistra in maglia ovviamente rosa, pantaloncini neri. Andiamo adesso il Buonpastore che cerca subito di portarsi in attacco, il cross in mezzo, un tiro cross da parte di Monte, che ha provato Monte ma è intervenuto Giacalone, è intervenuto il portiere Giacalone, vuole cercare di non prendere reti quest'oggi, ci è riuscito nel primo tempo, non è stato di fatto quasi mai impensierito, mentre si provvederà subito già al primo minuto a un cambio. Un cambio, è entrato con la maglia numero 18, con la maglia numero 18 è entrato Corrao per il Buonpastore, ha fatto il suo ingresso in campo Corrao con la maglia numero 18. Messo a terra adesso Giarraffa, messo a terra Giarraffa e l'arbitro redarguisce Monte, forse per, scusate, si tratta di La Corte, forse per proteste. Ecco che si batte il calcio di punizione, forse il direttore di gara dice devo fischiare io, così è. Si incaricherà della battuta Riccardo Vitale, suo uno dei 5 gol nel primo tempo. Palla ancora in direzione di Monte, prova ad andarsene Monte, se ne va Monte, il pallone ceduto adesso al compagno, al Lombardo. L'arbitro ha ravvisato un fallo e c'è un'ammonizione. Ammonizione e calcio di punizione, è stato ammonito Lombardo, ammonito Rosario Lombardo per il Buonpastore. Palla ancora sulla destra, mentre con ogni probabilità a essere uscito per far posto a Corrao è stato Alaimo. Alaimo che si era fatto male nel corso del primo tempo, proprio alla fine del primo tempo zoppicava un po' e l'allenatore ha deciso subito all'inizio ripresa praticamente di toglierlo dal campo. Daniele Alaimo fuori dal campo, dentro Domenico Corrao, quando si va alla battuta adesso del quinto corner, del quinto corner per il Palermo. Palla battuta corta, il cross in mezzo, il colpo di testa tentato da Shortino, palla però morbida morbida, si spegne alla sinistra dei pali difesi da Matteo Romano. Pallone ancora a Cottone, capitan Cottone, palla fuori. Sarà una rimessa laterale per il Palermo, se ne incaricherà La Corte che cerca di trovare un compagno, anzi non si tratta di La Corte che invece è qui a cercare di raccogliere palla, si trattava piuttosto di Puccio che ha battuto questa rimessa laterale. Va adesso al tentativo Giarraffa, già autore anche lui di un gol, del quarto di 5 realizzati finora dal Palermo. Ricordiamo ancora una volta i gol sono stati di La Corte, Pipitò, Vitale, Giarraffa e Greco, questi i marcatori. E intanto è uscito
L'autore forse della, dell'occasione migliore, sicuramente, del Buon Pastore nel primo tempo, calcio di punizione, sratta di Shortino, è uscito Shortino, al suo posto è entrato Pietro Arcuri col numero 13 del Buon Pastore. Nessun cambio invece finora nelle file del Palermo. C'è un rigore forse o una punizione dal limite, una punizione dal limite per tocco di mano, punizione dall'arbitro, aveva indicato, come si indica solitamente anche il dischetto. Siamo stati ingannati dalla gestualità del direttore di gara, del signor Perna, che aveva indicato il centro dell'area, invece si trattava di calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore sul pallone. Due specialisti, o Pipitò di Mancino o Vitale di Destro, vediamo chi andrà. Entrambi hanno già segnato ed entrambi vogliono tentare di raggiungere la doppia cifra in questa gara. Vediamo chi andrà alla battuta. Non c'è in campo Nicolosi, capocannoniere del torneo. Pipitò! E sono sei! Sono sei! Doppietta di Pipitò! È lui che su calcio di punizione ha portato il Palermo sul punteggio, a questo punto lo dobbiamo dire, tennistico, di 6-0. L'autore del gol è Pipitò. Aggiorniamo anche il nostro score. Minuto 6 del secondo tempo. Di nuovo Pipitò. Buon Pastore 0, Palermo 6. Ha chiuso il primo set il Palermo questo caldo pomeriggio di ottobre qui al centro sportivo Pisani, una partita che era già finita dopo una ventina di minuti circa. Pensate che al 21esimo già il Palermo era praticamente sul 3-0, e poi c'è stato niente, poi c'è stato il 4-0 di Giarraffa, il 5-0 di Greco, adesso il 6-0, di nuovo a firma Pipitò, che aveva già segnato una rete. Entra adesso nel Palermo, un po' di sostituzioni, a entrare sono 13, 14 e 15, mi sembra di vedere. Quindi Corda, Carmelo Corda, Federico Scoma e Paolo Milazzo in campo per il Palermo. A uscire invece sono due dei protagonisti assoluti, La Corte e Vitale, abbandonano il campo. Sicuramente il 7 e l'8, per dirla alla Ficarra, Sandro Ficarra, che era qui scorso fine settimana a seguire il figlio Tommaso, che gioca nel Calcio Sicilia, altra squadra di cui trasmettiamo tutte le partite a livello di Under 15 e Under 17, sempre qui in diretta in esclusiva su Fil Rouge, sempre qui al centro sportivo Pietro Pisani, dove il Palermo sta travolgendo di gol e di spettacolo, anche gol molto belli alcuni, con questo ragazzo Pipitò in maglia 10 che sta facendo il bello e il cattivo tempo. Prova ad andarsene adesso Greco, anche lui è andato in gol quest'oggi, nulla di fatto però, la palla finisce fuori. La partita già praticamente archiviata, un Palermo che sale a quota 15 con 5-5 come bilancio partite giocate vittorie, insomma niente male per gli uomini di Chiappara, Emanuele Chiappara, il tecnico, che si sta ormai, si può dire, godendo questa partita. Ci prova adesso, prova una reazione d'orgoglio il Buon Pastore con il nuovo entrato Pietro Arcuri, ha tentato lui la conclusione, sbilenca però sul fondo, però si ripartirà quindi da una rimessa dal fondo, se ne incaricherà Giacalone. Palermo 6, Buon Pastore 0, sesta giornata del campionato regionale Under 15 in diretta e in esclusiva sempre su Firuc TV, la tua web TV, l'unica web TV che trasmette gli eventi, le partite del Calcio Sicilia, del Buon Pastore, come quella di quest'oggi, e dello Sport Palermo in particolar modo. Di nuovo qui poi a vedere giocare il Calcio Sicilia e lo Sport Palermo nel fine settimana, altri appuntamenti in diretta e in esclusiva.
Vediamo adesso che cosa succede. Vuole ampliare forse il bottino il Palermo. Si difende il buon Pastore per cercare, insomma, di limitare questo passivo già abbastanza ampio. Shortino in possesso palla, già Raffa gira a destra dove il numero 13 Corda, Carmelo Corda, uno dei nuovi entrati, ha tentato un'incursione molto fisico. Corda, si vede lontano un miglio la fisicità di questo ragazzo, anche lui classe 2009, ma già ben strutturato fisicamente. Corda, il pallone adesso è facile, molto facile per il possesso palla di la parte di capitano Shortino, che alleggerisce, insomma la partita non ce n'è più, questo è chiaro, mancano 25 minuti a fine gara, la partita non ce n'è più da un punto di vista del risultato. Quindi si tenterà ovviamente di Palermo tenterà ovviamente di fare degli altri gol, il buon Pastore tenterà di fare almeno quello della bandiera, come si suol dire. Ma il punteggio è talmente ampio, la partita è talmente in controllo da parte del Palermo, ci sentiamo dire che a livello di punteggio non difficilmente, ecco, nel calcio può accadere di tutto, ma difficilmente cambieranno le cose. Greco mette il pallone in mezzo, il tap-in per il 7-0. 7-0, 0-7 per meglio dire, il punteggio. A segnare è stato stavolta Ingrassia, anche lui ha messo il sigillo a questo match, stanno segnando tutti praticamente dalla cintola in su per il Palermo. 0-7 Ingrassia. Tutto questo accade al minuto 11 del secondo tempo. Nuovo cambio nel Palermo, esce Puccio, entra Mucera, è uscito Puccio col 3, entrato Mucera col 17 al minuto 12 sul punteggio di, vedete ancora 0-6 in grafica, ma in realtà il punteggio è nuovamente cambiato qui al Centro Sportivo Pisani. Sono 7 i gol del Palermo, 7-0, 7 come il numero di Lacorte che ha aperto le marcature al settimo minuto, quindi tutto 7. E poi Pipito al 15esimo, Vitale al 21esimo, Giarraffa al 29esimo, Greco al 32esimo, nel secondo tempo Pipito al 6esimo e Ingrassia all'11esimo. Queste le marcature finora di questo buon Pastore Palermo, dove i ragazzi di Emanuele Chiappara stanno avendo la meglio, stanno surclassando, dobbiamo dire, di buon Pastore, con una media realizzativa tra occasioni da gol e reti praticamente pari a 1-1, quasi a 1-1. Adesso sbaglia però Balsamo, Francesco Balsamo col 4, ha tentato questa specie di passaggio, questa sorta di passaggio in avanti, però ha sbagliato la misura, si può anche permettere qualche errore. A questo punto il Palermo sul punteggio di 7-0, se ne va ancora il Palermo, un gioco balistico Ingrassia, un gioco balistico da parte di Ingrassia. Pipito è facilmente riconoscibile d'altra parte, oltre alla doppietta, insomma questa capigliatura bionda folta lo rende assolutamente riconoscibile rispetto agli altri. Nuovamente adesso mostra sprazzi della sua classe Giarraffa, tocca ancora per Greco che anche lui vorrebbe la gloria del secondo gol, ne ha già fatto uno di sinistro al minuto 32 battendo Romano per quello che era stato il 5-0, poi altre due reti sono arrivate nella ripresa. Ancora Pipito in posizione palla, se ne va Pipito e stavolta non si capisce però con Giarraffa, volevo un 1-2 Pipito da Giarraffa, non è riuscito ad ottenerlo. Adesso Salvo, se ne va Cordova, tenta una sortita offensiva il buon Pastore, tenta di portarsi in avanti. Arcuri prova a raggiungere la sfera,
la palla finisce lì in quella zona di campo dove spesso facciamo fatica a vedere, ma il nostro operatore è sempre attento a mostrarci ciò che accade anche attraverso i nostri e vostri teleschermi di casa, che ci state seguendo voi, che ci state seguendo su Firuggi TV. Forse ci sarà un nuovo cartellino, sicuramente una nuova punizione. Niente cartellino, l'arbitro questa volta grazie allo bianco che è intervenuto fallosamente, è intervenuto fallosamente ai danni di Balsamo, che si rialza ora. Francesco Balsamo, lui che da lui passano tutti i palloni nella zona nevralgica del campo, li ha ben gestiti, tranne in accezione di quello di poco fa, insomma li ha ben gestiti tutti quest'oggi, facendo ripartire le azioni che poi hanno consentito ai giocatori offensivi e non solo del Palermo di realizzare ben 7 gol. Ancora lui, ancora Balsamo, pallone per Scoma. Da Scoma preferisce appoggiarsi sul capitano Sciortino. Qua rischiato grosso Mucera. Ha rischiato grosso Mucera perché è intervenuto a gamba tesa. Pipito, se ne va, il tiro e il gol. Tripletta personale, pallone a casa per Pipito. Giuseppe Pipito, 3-0. 8-0. No, volevo dire tripletta, chiaramente 8-0 il punteggio. 3 gol invece li ha fatti Pipito. Anche io ho perso il conto, ho perso la bussola quest'oggi. Sono 8 adesso i gol del Palermo. Chiediamo scusa ai nostri amici da casa per lo svarione. Di questi 8 però 3 li ha realizzati Pipito. Questo sì, il terzo personale a minuto 16 del secondo tempo. Di nuovo Pipito per lo 0-8. Aveva già segnato il biondo di numero 10. Aveva segnato al minuto 15. Poi ancora al sesto del secondo tempo e adesso al sedicesimo del secondo tempo, girandola di cambi in casa rosa. Diciamo che se lo può anche permettere l'allenatore di fare giocare un po' tutti. Entra Francesco Mantegna con il numero 16 per il Palermo. Entra anche Greco, Lucio Greco, col numero 19. Entra anche lui, Lucio Greco, con il numero 19. E probabilmente anche Felice Cardinale, è così, con il numero 18. Cercheremo di comprendere anche chi è uscito dal campo. Sicuramente è uscito in Grassia, l'abbiamo visto, è uscito in Grassia. Vediamo chi altri abbandona il campo. Conta ovviamente solo dal punto di vista della statistica. Di certo Pipito è rimasto, che vuole assolutamente continuare a essere protagonista della gara. Di certo Pipito è ancora sul terreno di gioco qui al Centro Sportivo Pietro Pisani per questa sesta giornata del campionato regionale Under 15, ad affrontarsi Buonpastore Palermo, in questo momento in vantaggio di 8 reti. È uscita la coppia di centrali? Assolutamente sì, è uscito sia Sciortino che Bernardo. È uscito Sciortino ed è uscito Bernardo. È uscito Vitale, anche la Corte, insomma un po' di forze fresche, un po' di cambi. Partita, come abbiamo detto già anche sul 6-0, non aveva già più niente da dire, adesso ancora di più adesso. Buonpastore tenta una sortita offensiva, ma nulla da fare oggi per i ragazzi in maglia bianca, che insomma stanno assolutamente soccombendo sotto i colpi di un Palermo ben organizzato, di un Palermo che non perde un colpo in campionato dall'inizio, di un Palermo che insomma mira a dichiararsi come la compagine o una delle compagini più accreditate al successo finale. Certo, è chiaramente presto per parlare, sono solo 6 le giornate.
5 addirittura per il Palermo, se vogliamo dirla tutta, perché Palermo ha riposato la scorsa giornata. Quindi questa è la quinta partita che disputano i ragazzi di Chiappara. E direi che si sono visti anche i giorni di riposo in più che ha avuto il Palermo rispetto al Buon Pastore, dobbiamo dire, perché a livello atletico il Palermo ha tenuto sicuramente una gamba superiore fin dall'inizio. Il Buon Pastore aveva giocato sabato, sta rigiocando oggi che è mercoledì. Certo, chiaro, il tempo per recuperare c'è, però Palermo ha avuto una settimana piena per recuperare le forze, le energie e mettere in campo questa partita, direi, perfetta, perché quando segni 8 gol e esprimi un gioco chiaramente molto superiore rispetto all'avversario, come si è visto, una partita può definirsi ai limiti della perfezione. Palla adesso verso Greco, anzi si tratta, scusate, di Pace, è entrato anche Pace col numero 19 per il Buon Pastore. Nulla di fatto, palla adesso, ci sarà un calcio di punizione per il Buon Pastore. Calcio di punizione per il Buon Pastore. Buon Pastore che aveva esordito battendo la Panormus per 2-1 in trasferta, poi un 10-0 al Monreal, la stessa squadra che poi ne ha presi 18 dal Palermo, e anche una sconfitta per 3-1 alla terza giornata in casa del Team Calcio, e poi 1-0 sul Gonzaga e 3-1 una sconfitta, solo sconfitte o vittorie, nessun pareggio finora per il Buon Pastore. 3 vittorie e 2 sconfitte, adesso 3 sconfitte con questa, possiamo dire bilancio pari, 9 punti in classifica per il Buon Pastore, che riposerà invece la giornata successiva. Vediamo il calcio di punizione direttamente in porta, ci aveva provato Buttitta, Antonino Buttitta col numero 20, uno dei nuovi ingressi in campo, anche mister Petrotta naturalmente, anche in virtù del punteggio oltre il tennistico che qui stiamo assistendo, ha deciso di mettere in campo più possibile per dare minutaggio altri ragazzi, altre forze fresche possono godere della sensazione, della bellissima sensazione di giocare al calcio in questo clima che solo in Sicilia possiamo avere a ottobre, oltre metà ottobre, se diciamo ottobre, e c'è un tempo veramente splendido, un splendido sole che bacia il campo del Centro Sportivo Pietro Pisani quest'oggi per la sesta giornata del campionato regionale Under 15, sempre in diretta in esclusiva su Firruch TV. Mentre in possesso palla c'è uno dei nuovi entrati, Corda, che ha preferito cambiare campo, cambiare porzione di terreno e affidarsi ancora a un compagno. Messa laterale, una rimessa laterale, si batterà, batterà il Palermo. Pallo di mano, sì, l'abbiamo visto anche nitidamente noi, l'abbiamo visto nitidamente anche noi che Cardinale ha colpito il pallone con le mani. Buon Pastore a questo punto ha una sola missione, quella di tentare la rete, l'unica rete, insomma, una, due gol magari che possano sollevare il morale alla truppa di Petrotta, quest'oggi affondata sotto i colpi di un Palermo irresistibile, di un Pipitò in particolare irresistibile, ma insomma tutti i ragazzi del Palermo hanno fatto una partita incredibile. E forse chiaramente, come in questi casi si dice sempre, il passivo è un po' troppo pesante, perché 8 gol sono praticamente quasi pari al numero di occasioni avute, che saranno state intorno alla decina. I corner, anche quelli, insomma, siamo al settimo corner per il Palermo.
tanta roba quest'oggi il Palermo qui al Centro Sportivo Pisani. AS Calcio Sicilia, Calcio Sicilia che sarà protagonista anche sulle nostre emittenti, sulla nostra pagina Facebook in diretta sabato prossimo. Poi domenica avremo anche le partite dello Sport Palermo Under 15, Under 17 e prima squadra di seconda categoria, quindi state sempre con noi nell'uomo delle belle. Il Palermo prova ad attaccare adesso. Pipitò ancora in possesso palla, indomabile, non si ferma mai, non si ferma mai se non con un fallo. L'ha deciso di spendere lo bianco nella fattispecie. Un altro ammonito, sono due per il Buon Pastore, Lombardo e lo bianco, uno invece per il Palermo, Bernardo, nel primo tempo. Il direttore di gara ha redarguito un componente dello staff del, molto ovviamente, del Buon Pastore, sembra di capire, che non è inserito in distinta. Gli ha detto nitidamente non potrebbe stare qui, a meno se vuole stare qui sia in silenzio. Questo è quello che abbiamo percepito dal labiale, ma anche dal suono della voce dell'arbitro, che si è sentita nitidamente qui dalla nostra postazione. Moore, il tiro da parte di Mantegna, Francesco Mantegna, finisce docile tra le braccia di Romano. Se ne va ancora Pipitò, Pipitò è una furia, ancora Pipitò, 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 ma stavolta sarà allungata troppo. Romano può intervenire, facile la conquista del pallone da parte del portiere del Buon Pastore. I ragazzi di Petrotta fanno una fatica incredibile a imbastire un'azione. Troppo, dopo che si prendono chiaramente anche 8 gol, dopo che c'è scoramento, dopo che si sa che il tempo stringe, chiaro che anche il fattore psicologico può giocare brutti scherzi a ragazzi giovani che sì, giocano per divertirsi, ma sappiamo che già a questa età si è abbastanza competitivi. Esperienze come queste naturalmente, insomma, sicuramente fanno riflettere anche i più giovani. È stato un ammonito, un giocatore a terra, ammonito se non andiamo errati proprio Corda, numero 13, sì, Corda. Allora vediamo chi è il giocatore a terra, ci pare di vedere tre di Pace, vediamo se è vero, col numero 19, vediamo se riusciamo a capire chi è il giocatore a terra. Si è fatto molto male, quello poco ma sicuro, si è fatto abbastanza male ed è dolorante a terra il calciatore del Buon Pastore, mentre il cronometro segna quasi 30, 28 e mezzo. Si giocherà per altri 7 minuti più recupero. Si alza adesso, si tratta di Salvo, Francesco Salvo, il numero 15, uno dei tanti nuovi entrati nel Buon Pastore, insieme anche a Orlando, ad Arcuri, a Corrao, a Pace, a Buttitta. Insomma, tanti cambi anche nel Palermo, entrata tutta la panchina in pratica nel Palermo. Corda, Scoma, Milazzo, Mantegna, Mucera, Cardinale e Greco sono tutti in campo. Probabilmente l'unico è Michele Balsamo, che è rimasto ancora in panchina oltre al portiere riserva schiera. La palla viene adesso giocata in avanti, facile preda di Giacalone, che pregusta la possibilità di rimanere nuovamente imbattuto. Esperienza che ho vissuto praticamente quasi sempre quest'anno, tranne in una gara finita a punteggio di 2-1, poi quasi sempre il portiere del Palermo è rimasto imbattuto. Squadra insomma che ha dei numeri impressionanti.
pallone e ancora in avanti Pipito si destreggia, Pipito conclude, anzi era un cross, sarebbe potuto arrivare Greco, Lucio Leone Greco, questo è il suo nome completo, il nome del numero 19 maglia rosa, a cui Pipito ha servito un pallone invitante, forse un po' troppo lungo, non è arrivato Lucio Greco all'appuntamento con il gol. Spazza a campagne di Tarantino, il colpo di testa tentato ancora dagli avanti del Palermo, Cardinale fronteggiato, se ne va Cardinale, cioè no, non passi allo bianco che voleva tentare un'azione sulla fascia, direttore di gara signor Perna dice fischio io, rimetterà il pallone in gioco lo bianco, lo fa adesso all'inizio di Tarantino che perde palla, Giarraffa si gira, serve Cardinale non riesce adesso a prendere sede, niente, sì, è angolo? No, l'arbitro indica corner, a noi era sembrato, infatti la palla era stata ridata al portiere perché anche secondo noi si trattava di rimessa dal fondo, l'arbitro invece per l'arbitro non è così. Ottavo corner, se i nostri conti sono corretti per il Palermo, Pipito mette in mezzo il colpo di testa tentato da Corda, finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Romano. Anche la spinta offensiva del Palermo, chiaramente dopo tantissime sostituzioni, sono rimasti praticamente nel reparto offensivo solo Pipito a tre quarti campo e il centravanti Giarraffa, un gol per lui quest'oggi, poi tutti gli altri di fatto sono stati sostituiti, hanno avuto modo di rifiatare. Ci sarà naturalmente anche un altro impegno per il Palermo nel fine settimana, quindi tutti quanti hanno la possibilità di giocare e di rifiatare anche allo stesso tempo, quindi farsi trovare pronti per i prossimi appuntamenti di questo lungo ed avvincente campionato regionale Under 15. Le partite in casa del Buon Pastore, del Calcio Sicilia e dello Sport Palermo, sempre qui in diretta e in esclusiva su Phil Rouge TV, con approfondimenti, con tematiche trattate anche post gara, con gli highlights, poi anche potrete rivedere questi 8 gol del Palermo, se tali rimarranno. Potete vedere sempre sui nostri canali. Nei prossimi giorni sarete sempre con noi. Pallone manovrato al centro del campo, smistato poi a sinistra dal Palermo. La palla viene gestita inizialmente da Cordova, poi ancora da Corrao per il Buon Pastore, apre a sinistra, sbagliato suggerimento per Buttitta, e Corda che ha appena tentato anche lui di entrare nel tabellino dei marcatori senza riuscirci, batterà la rimessa laterale Pipito, l'uomo ovunque, si viene a prendere palla, la restituisce ancora a Corda, adesso Giarraffa ancora per Scoma, è stato Scoma a inserirsi ma non è riuscito a andare verso la porta. Un minuto solo manca, un minuto scarso a fine gara, una partita che già era chiusa praticamente nel primo tempo che si era concluso sul punteggio di 5-0
altri 3 gol del Palermo nel secondo tempo, per il globale di 8-0 che si sta manifestando in questo momento. A breve faremo anche il resoconto dei marcatori, in maniera che poi a fine gara potremo salutarci avendovi reso il miglior servizio possibile. Anche voi da casa vi sarete divertiti. Per l'arbitro va bene così. Buon Pastore, Palermo batte Buon Pastore 8-0. I marcatori: al 7° La Corte, al 15° Vipito, al 21° Vitale, 29° Giarraffa, 32° Greco. Poi nel secondo tempo 6° Pipitò, al 11° Ingrassia e al 16° ancora Pipitò. Da Michele Cusumano e da Firruge TV è tutto. Al prossimo appuntamento con le partite dell'Under 17 e dell'Under 15 qui da Centro Sportivo Pietro Pisani. Alla prossima!